Eccoci qua, Beh. finalmente, ce l'abbiamo fatta. Carico, Finalmente, finalmente. Sei carico, Matteo? tu emozionato per la tua prima volta? Che detto così, insomma, perfetto, Dai. perfetto. No, assolutamente, assolutamente. Sono emozionato, ma al tempo stesso molto determinato a raccontare come meglio sappiamo fare questo bel mondiale a chi ci segue. Che Allora, mi scegliamo noi? sembra di vedere un plebiscito popolare, Fede. Playmakers. Chiedono di vedere il buon principe, quindi Giusto, giusto così. Andiamo. andiamoci subito. Assolutamente, seguiamolo allora, Principe con Pelé, al limite cerca ancora Ronaldo dentro l'area, se la porta sul destro, lo finta e poi lo prova per l'1-0, vantaggio di Principe, vantaggio dei Makers e un gol, come dicevi tu Matte, pesante ma che deve far tenere alta la concentrazione. Ma attenzione a Mbappé dalla parte opposta, entra dentro l'area, sponda su Ronaldo che ce l'ha sul destro e lo prova, fa 1-1, Pullit, limite dell'area, prova a liberarsi. Cerca dentro Ronaldo, sponda su Pelé che si libera e calcia in porta. Gol meraviglioso di Pelé, 2-1 per Principe. Sì, perché c'è il 2-2, ancora Cristiano Ronaldo di Marcos fa doppietta. Sì, con Mbappé sull'out di destra, palla dentro a cercare Pelé, poi Ronaldo finta la conclusione e qui Marcos perdona Principe. Finisce così. Finisce 2-2 in un match nel quale Daniele ha concesso due tiri all'avversario. E questi due tiri si sono rivelati fatali. Si mangia infatti le mani, Daniele, conscio dell'occasione persa. Mi pare peraltro che come orari anche siamo lì, no? Perché adesso ci apprestiamo a raccontare il secondo round, sono le 16:30, in teoria si parte adesso. Gullit dentro per Ronaldo che rientra in tempo evidentemente dalla fuorigioco e scarica su Cristiano, defilato, cerca la conclusione, poi ancora il fenomeno sul sinistro, cerca spazio, non è molto e quindi Cristiano cerca di passare, vince un rimpallo e fa 1-0. Fortunata sconfitta di Principe per 4-3 e la prima dei Makers, è bello poter raccontare immediatamente una vittoria italiana. Certo. Non, occhio però perché potremmo averla Perché arriva? bufata. Perché arriva? Arriva, no, vabbè, non credo che, oddio, non credo che Non Barbiciuoli. esatto, non Non perché, diciamo. esatto, 10 minuti su FIFA li conosciamo, però 3-1. Raccoglie De Bruyne, insistono gli Astralis perché il tempo teorico c'è. Ronaldo dentro per il fenomeno che passa con la ruleta! Che gol di Ronaldo il fenomeno, 3-2, occhio al finale, occhio al finale. Ultimissima perché il Bravissimo. minuto è soltanto uno, la tiene alta il Monza, non ci saranno gufate, finisce qui, 3-2. Benissimo, benissimo, meno male che stavolta è riuscito a portare a casa il risultato, Raffaele, al brivido, al brivido. Allora, Fede, a breve mi sa che già iniziamo Non quest'oggi. vedo l'ora, non vedo l'ora anche perché abbiamo una seconda giornata che parte forte, no? Ieri abbiamo chiuso con una voce che non c'era più perché ci siamo divertiti, abbiamo raccontato tante partite emozionanti. C'è stato il finale meraviglioso, no, dei Makers con la vittoria di Oli Boli, quella del Monza e oggi si affrontano. Azione sviluppata sul versante mancino del campo rispetto all'analisi che hai fatto anche correttamente in modo potenziale tu e Principe che prova a lavorare il pallone adesso e lo fa con Cristiano che va fino in fondo. Ronaldo! Subito 1-0 per i Makers! Il gol del numero 7 su Ronaldo, ha chiuso Davis. Questa è una gran chiusura di Davis. Intanto, sì, dicevi della classifica, la proiezione a questo punto vedrei i Makers solo a una lunghezza, ma lascia a te. Attenzione perché c'è Gullit, lascia Pelé, limite, può andare in porta, vuole Cristiano, fino in fondo, sempre Cristiano, con il destro, 2-0 Principe al 43esimo. Gullit, da Pelé, poi Mbappé, dentro c'è ancora l'opzione Pelé, si va invece da Gullit, Bruno Fernandes, Gullit, dentro a cercare Messi, se la porta sul sinistro e fa gol, 2-1 a 21 dal 90esimo. Ha alzato i giri adesso Raffaele, sicuramente sente il sangue della preda, forse lo trova Occhio a qui. Mbappé dentro l'area, cerca Ronaldo! 2-2 a 12 dal 90esimo. È tornato sul livello del mare. Caccia con il suo Monza. Sorriso amaro per Principe. È vero, ma c'è ancora tanto equilibrio. Forse paura di perderla a questo punto per entrambi. Un solo minuto di recupero e quindi presumibilmente ultima azione. Mbappé prende il fondo, guarda in mezzo, non crossa, si mette in proprio. Poi va da Gullit. Occhio alla chance. Gullit chiuso da se stesso. E poi la partita finisce così. 2-2 nel derby italiano. Se il buongiorno, Matte, si vede dal mattino, oggi ci E divertiamo. adesso però ci aspettiamo una risposta da parte di Caccia, che lo ricordiamo,
ha perso il suo primo match nel round precedente contro Umut e adesso non si ritrova un cliente proprio facilissimo, Fede. Quindi stiamo a vedere se saprà reagire Caccia, vediamo se saprà reagire anche Daniele, stavolta però in senso opposto, non tanto perché la sua è una partita da dentro fuori, ma perché insomma potrebbe finalmente mettere dentro la vittoria decisiva. Se non erro. Attenzione alla palla filtrante, calcio d'angolo. No, io credo che avesse perso 4-2. 4-3, quella che stava rimontando, ma poi non è riuscito a rimontare. Sì, 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 hai ragione. Ha ceduto il passo in quella partita. E occhio qui, però. Perché c'è il vantaggio pesantissimo. L'ha presa ancora Cristiano. Fa 1-0 e riporta il Monza sul livello del mare. Possiamo respirare, Matte. Con tutto il cuore, insomma, perché poi ci sono due squadre italiane che vogliono giocarsi la loro prima finale. Addirittura c'è l'opzione derby, no? Quindi sarebbe un qualcosa di clamoroso. Ma qui Ronaldo fa 1-1. Porco tutto. Mentre Prince ha segnato. Ronaldo fa 1-1, leggevo di Principe, quindi sfruttando il delay ce lo andiamo a guardare questo 1-0. Sì, con il mancino di CR7, l'esultanza contenuta e concentrata del Principe. Si passa da Gullit, che apre su Pelé, va sul destro, lo incrocia, para Schmeichel, e poi arriva il pesantissimo 2-1 di Cristiano Ronaldo. Van Dijk a distanza, Ronaldo in velocità, poi al cross, Virgil la tocca. La tocca quanto basta, ma occhio agli angoli. Battuto sul primo palo, 3-1. 3-1. 3-1. Bruno Fernandes per provarci, ma c'è l'errore. E quindi nuovo possesso Astralis. Pallone verso Ronaldo. Fernandes, verticale su Messi, la palla passa, Messi sul destro, eccolo! 3-2, Messi sul destro, 3-2, è vivo e come Caccia! Aspetta rinforzi, poi insiste, va da Neymar, per Messi, che si gira, Messi ancora, chiuso, la palla è lì, e poi viene allontanata, finisce così, il Monza esce dal mondiale, e Ustun fece fuori i Makers con il Brøndby nel 2018, fa fuori il Monza con gli Astralis nel 2021. Intanto c'è Pelé che però spinge, va fino in fondo, Pelé torna, Carlos Alberto non basta però perché Pelé insiste, le giocate il destro, non è vero, è 3-2, è 3-2. Entrale in zona Fernandes, guarda anche Gullit, risale bene il campo Principe, da Ronaldo a Neymar, Cristiano si fa vedere, Neymar si mette in proprio, Neymar fino in fondo, Neymar calcia, Neymar ha segnato un gol meraviglioso, 3-3, è vivo e vola Prince! È vivo e vola e pugge come un'ape! Messi verticalmente a cercare la corsa di Mbappé, si è smaterializzato su Davis, prende il fondo, il campo in teoria finisce per tutti, non per lui! Non è possibile però! Recuperiamo sto pallone, si va ai calci di rigore, un po' di realtà in questo che è un qualcosa di illegale stiamo raccontando. Sì. Parte subito Messi e Paracek! Paracek! Neymar che ha segnato poco fa. No, dove vai? Parte Gullit, gol. Fuori, va no. Bene, siamo 0-0. Siamo come, cioè, 1-0 loro, però va bene se Kimmich segna e Kimmich segna. Carlos Alberto, sì. Paracek! Paracek! Vieira per mettere il muso avanti. Piedi! Incredibile. È incredibile, è veramente incredibile. E segna Ronaldo. 2-1, va bene, va tutto bene, va tutto bene. Come se avessero segnato tutte. Va Cristiano, sì. Alla Oli Prince. Paraglielo! Ancora check, terzo rigore parato da Mani al cielo, Fede, adesso, tutti! Mani al cielo, perché parte Bruno con il destro parato! Non ce la faccio più. È incredibile. Non la faccio più. È incredibile. Ronaldo. No! Mamma mia! E allora attenzione a Gullit. Che parte col destro. Sì. 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 3-3. Pelé. Gol. Dalla faccia di Prince credo che si fosse buttato. Parte Davis. Parato. Allucinante. Adesso tutto nelle mani nuovamente di Oli Boli. Uno di recupero e ormai è la costante. Davis. Digno. Guarda dentro. Va da Vieira.
Occhio che non lo marcano, quindi scarica su Fernandes, limite, vuole l'assist Fernandes, poi si mette in proprio, vince un rimpallo, Bruno Fernandes, ce l'ha sul sinistro, salta tutti, ha parato non so come Van der Sar, ha non parato non so come Van der Sar, non si ci va credo. I calci di rigore. No, sto male, sto male. Non è possibile, si parte subito con Messi. Gol. Non voglio guardare, Fede. Ronaldinho, per rispondere, Digno, la mette dentro. Tocca a Cruyff, che stimiamo, ma facci cantare, check, non questa volta. Cucchiaio vincente. Rigori anche prima, tra questi due, aveva vinto Oli. Sì. Parte Vieira e la mette Vieira, forza ragazzi, forza Oli, forza Makers. Oh. Segna Gullit. Perfetti dal dischetto fino adesso. No. Gol, sì. Gol! Tre rigori identici. Da parte di Oli. Tocca Mbappé. Sì! Check! Con il cucchiaino parato. Scemo! E adesso continua ad essere perfetto, Oli, ti prego. Sì! Mbappé la mette. Mbappé c'è. E adesso attenzione perché check può farci cantare. Ronaldo contro check. Ronaldo con il destro, rete. Però attenzione. Mani, però attenzione. Mani in alto, Fede. Prima ha portato male. No, 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 mani in alto. Potere. Parte Cristiano con sì! Il... Oh, la mette dentro! C'è un'italiana in finale mondiale. È il team Makers di Oli Boli e Principe. Bisognerà vedere adesso cosa accadrà in questi ultimi 90 minuti con Daniele, che dopo essere diventato re nella notte di Madrid, deve tornare a essere re anche in questo pomeriggio lì a Roma. Ora un po' di spazio c'è per Ronaldo. Gullit dentro ancora a cercare il fenomeno che scappa. Esce check nella terra di nessuno. Palla dietro e Houston in vantaggio. Ingenuità di Prince qua. Però poi c'è l'errore. Quindi Pelé dentro per Ronaldo che passa. Va sul destro e fa 1-1. Vola Prince. Porta a casa il corner. Adesso attenzione dentro, perché arriva il pallone verso Cristiano che la prende. La prende pure check. La prende pure check, Matte. Poi altro corner, no. E stavolta c'è che non la prende. Forza che manca poco. 72 in corso. Neymar in possesso. Dentro per Cristiano, che può andare in porta! Eccolo qui! Il momento in cui la paura lascia spazio alla speranza. 2-2! Rimessa, attenzione perché 30 secondi. Conclude avanti Principe. Forse c'è anche la speranza clamorosa del sogno. Sto male. Gullit. Fernandes dentro, la palla non filtra perché ha chiuso Gullit e allora la finale del Mondiale per Club si deciderà ai calci di rigore. Partono i Makers con Principe e parte il fenomeno col destro, dentro. Dentro. Tocca Cruyff contro Cech. Sì! Fuori! Fuori! E quindi Neymar. Stai calmo Prince, stai calmo Prince. Sì! Sta calmo e come, Prince? Oh mio Dio! Fuori ancora! Fuori non ci ancora! Credo. Sta succedendo qualcosa di impossibile! No. Ronaldo centrale! Ma stai calmo, Prince, che sei ancora avanti! Tocca a Neymar contro check! Per me è centrale! Per me è centrale! E invece angola! Bruno Fernandes! Alla Oli Boli. 3-1 col cucchiaino di Bruno Fernandes. È già decisivo. Gol. E adesso è il rigore finale. Facci cantare, Kylian. Parte sì! E Principe porta i Makers sul tetto del mondo dopo un mondiale sfortunato. È lui l'uomo decisivo. Esulta Oli Boli, esulta tutta Italia. Io ti ringrazio veramente per questa 4 giorni insieme, perché secondo me abbiamo veramente scritto una bella pagina insieme. Non avevo mai avuto il piacere di collaborare con te, quindi vedere come sia venuto bene questo, che è un lavoro che avevo in testa da un po' di tempo, mi veramente riempie di felicità. E appunto, come ci siamo detti, chissà perché no, sarà stata solamente la prima volta, quindi grazie per aver partecipato. Grazie a te, Matte, come io ho sempre detto, per aver pensato a me per questo
bellissimo evento per questi giorni che sono stati davvero emozionanti. C'è chi ha le lacrime agli occhi in chat, e spero che sia anche grazie al nostro racconto. Quindi noi abbiamo dato il massimo, io ho dato le corde vocali, il diaframma, me stesso per raccontare nel modo migliore. Matte ci ha messo quello che io chiaramente non ho in questo mondo, quindi la preparazione, la precisione, e l'abbiamo portata a casa, credo, alla grande. Poi ovviamente non sarebbe stata mai la stessa cosa senza il vostro supporto e senza il grandissimo finale che abbiamo raccontato oggi.